Gialloreto, ripartiamo dai 28 di Fabriano fatti nel tuo vecchio palazzetto, insomma è un momento particolarmente positivo per te e per la squadra. Sì, molto positivo, e dobbiamo continuare a cavalcare questa strada, a lavorare ogni giorno come stiamo facendo da due mesi. Al di là delle prestazioni individuali, comunque quello che conta è sempre il risultato finale, la classifica che sta sempre prendendo forma. Vediamo dove possiamo arrivare. Nardò è una delle squadre che ha reso meno organico alla mano, siete un po' preoccupati per domenica? Una partita molto insidiosa, anche perché il roster che hanno non rispecchia secondo me la classifica, perché hanno giocatori importanti come Bonfiglio, Zampolli, Drigo, hanno messo dentro l'innesto di Bielic, che è sicuramente un giocatore di esperienza. È una partita da non sottovalutare, perché è una squadra molto molto insidiosa. L'ultima, avete vinto a Pescara, avete vinto a Fabriano, vi sentite con la condizione attuale la squadra favorita per il secondo posto? È ancora lunga la strada, però avendo 2-0 con Fabriano. Staffieri prova a prenderti, eh? Sì, abbiamo Staffieri ormai è più under che senior, sta tornando indietro. È ancora lunga la strada, però avendo 2-0 con Fabriano e 2-0 con Pescara, diciamo che possiamo raggiungere il secondo posto.